Una dieta basata su verdure e pesci allontana il rischio di tumore al colon. La conferma arriva da uno studio coordinato dall'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, insieme al Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino dell'Università degli Studi di Firenze. La ricerca, spiegano dal Consiglio, ha valutato lo sviluppo di cancro del colon retto, la terza causa di morte per tumore nel mondo, e l'evoluzione della composizione, osservando gli effetti associati alla somministrazione di diete associate a differente rischio di tumore. Una base di carne rossa e carne lavorata. Una base di carne rossa ma addizionata con un particolare antiossidante quale la vitamina E e una pesco-vegetariana. È noto che lo sviluppo di questo tipo di tumore è fortemente influenzato dalle abitudini alimentari, con cibi come la carne rossa e lavorata che ne aumentano il rischio e altri come quelli contenenti fibre alimentari considerati protettivi, spiega Giovanna Caderni del Dipartimento Neurofarba. Studi recenti suggeriscono che l'effetto della dieta possa essere legato, almeno in parte, a come essa modula il microbiota intestinale, ovvero l'insieme di microrganismi che popolano il nostro intestino. Lo studio ha dimostrato come la dieta pesco-vegetariana riduca in modo significativo rispetto alle diete a base di carne il numero di tumori del colon nei modelli animali predisposti allo sviluppo di cancro del colon retto. Inoltre, questo tipo di dieta aumenta la diversità microbica, caratterizzata dalla presenza di specifiche comunità batteriche associate a un livello più basso di acidi biliari, metaboliti intestinali potenzialmente cancerogeni.